Nella scorsa lezione ci siamo occupati di definire alcune grandezze fondamentali per descrivere il movimento di un punto materiale, il moto dei corpi. In particolare ci siamo concentrati sulla definizione di velocità come rapporto tra lo spazio percorso delta x e l'intervallo di tempo impiegato per percorrere tale spazio delta t. E abbiamo utilizzato anche le due formule inverse di questa definizione. La formula che permette di calcolare l'intervallo di tempo noti la distanza e la velocità, e la formula che invece, dati la velocità e l'intervallo di tempo, permette di calcolare lo spazio percorso. Volendo approfondire sugli strumenti necessari per poter descrivere correttamente il moto dei corpi, oggi ci occuperemo di legge del moto. Di che si tratta? Si tratta di stabilire qual è il legame tra la posizione occupata da un punto materiale, legame matematico tra posizione e istante di tempo. In sostanza è una legge che, dato l'istante di tempo indicato dall'orologio, permette di capire in che posizione si trova un punto materiale. Ovviamente non sempre si conosce in anticipo questa legge, però conoscere la legge del moto permette di calcolare la posizione qualora si conosca l'istante di tempo, o viceversa, di calcolare l'istante di tempo in cui viene occupata una determinata posizione. Questa legge, espressa per ora verbalmente, presenta più tipi di rappresentazioni matematiche. Ci sono infatti tre metodologie principali per rappresentarla. Si può rappresentare la legge del moto mediante una tabella, chiamata anche tabella oraria, mediante un grafico, chiamato grafico spazio-tempo, o mediante una formula matematica. Le Vediamo questi tre metodi di rappresentazione della legge del moto, facendo riferimento a alcuni esempi semplici. Cominciamo dalla tabella oraria. Un esempio molto pratico di tabella oraria comunemente utilizzata è l'orario di un mezzo di trasporto, per esempio un autobus o un treno. Nelle tabelle che rappresentano l'orario dei treni sono riportati di solito gli orari in cui il treno si trova in determinate stazioni. Per esempio, c'è l'orario di partenza del treno dalla stazione di Catania, quindi qua c'è la stazione. Qui mettiamo l'orario. Supponiamo che alle ore 8 il treno si trovi a Catania. Poi c'è un orario successivo, 8 e 25, il treno si trova ad Acireale. Poi magari alle 8 e 40 la posizione del treno è indicata come Giarre. Poi magari alle ore 9, la posizione indicata come Fiume Freddo. E così via. Un qualunque orario di un mezzo di trasporto presenta informazioni di questo tipo. Un elenco messo in riga o in colonna di orari e in corrispondenza per ogni orario è rappresentata una posizione che di solito non è indicata con i chilometri, o magari è pure possibile che ci sia presente l'informazione chilometrica, ma più diciamo comunemente viene indicata una posizione con un nome, il nome della città o della località in cui il mezzo di trasporto va a trovarsi. Se accanto ai nomi delle città indichiamo invece anche i chilometri percorsi, per esempio stabiliamo che alla città di Catania corrisponda la posizione di partenza, quindi indicheremo come percorrenza 0 km. Quindi introduciamo una terza riga a questa tabella dove vengono rappresentati i chilometri percorsi. Poi
Avremo 0 per Catania, 10 per Acireale, magari metteremo 20 per Giarre, magari mettiamo 30 per Fiume Freddo e così via. Premetto che le distanze non sono verosimili ma non realistiche, sono messe qui un po' a memoria, ma questo è irrilevante ai fini del discorso che stiamo facendo. Ad ogni località corrisponde un chilometraggio. Se noi per il momento saltiamo il discorso riferito alle località e ci concentriamo invece sulla relazione esistente tra orario e chilometri percorsi, tra ogni ora indicata sulla tabella e la posizione chilometrica occupata in riferimento alla posizione di partenza indicata come 0, che qui si fa corrispondere alla città di Catania, quella che otteniamo è una legge del moto, cioè un legame tra posizione e istante di tempo indicato da un orologio, che può essere l'orologio della stazione o delle varie stazioni in cui il treno passa. Orario, posizione, orario, posizione, orario, posizione. Questo è un esempio comunissimo di tabella oraria. È chiaro che la tabella oraria che noi possiamo utilizzare per descrivere qualunque tipo di movimento, anche ad esempio le posizioni occupate da un'automobile in una corsa automobilistica o da un corridore lungo una pista per i 100 metri, i 400 metri o qualunque altro tipo di gara. È un metodo che però presenta qualche limitazione. Per esempio, noi possiamo presumere che alle ore 8 e 10 il treno si trovi in una posizione compresa fra Catania ed Acireale, ma non sappiamo esattamente a quale distanza da Catania. Presumibilmente ci sarà una certa proporzionalità fra i tempi e le distanze, ma neanche questo è garantito, perché magari ci sono dei tratti in cui il treno può andare più veloce e altri tratti in cui non può. E quindi magari la posizione occupata potrà essere 4 oppure 5 o anche 6, non siamo sicuri. Quindi c'è una certa imprecisione sulla posizione occupata in corrispondenza di istanti di tempo che non sono presenti nella tabella oraria. Possiamo solo fare qualche supposizione. Quindi la tabella oraria è di facile comprensione, di facile lettura e sicuramente è estremamente utile per quei contesti in cui non è necessario conoscere le posizioni intermedie. In fondo, se il treno non fa una fermata in una posizione intermedia fra Catania ed Acireale, sapere esattamente dove si trova il treno alle 8:10 può essere assolutamente irrilevante a fini pratici. Ci sono dei casi in cui invece diventa più importante conoscere la posizione occupata da un punto materiale anche in posizioni intervallate con intervalli più stretti. In questo caso la tabella oraria potrebbe non essere completa. Quello che possiamo fare magari è fare una tabella oraria più completa, cioè inserire degli intervalli di tempo, degli istanti di tempo intermedi e arricchire la tabella con maggiori informazioni. Potremmo per esempio rappresentare le posizioni occupate da un corridore che sta percorrendo una pista di 100 metri. E allora rappresentiamo di nuovo le posizioni occupate a partire dalla linea di partenza. Indichiamo le posizioni con un simbolo S che sta per spazio e indichiamo queste posizioni in metri, metri misurati a partire dalla linea di partenza. Indichiamo con la T il tempo indicato da un cronometro e qui mettiamo l'unità di misura, secondi. Magari all'istante 0 corrisponderà alla posizione 0, cioè la linea di partenza. Possiamo fare una tabella intervallata con 10 istanti diversi, o con 11 se vogliamo andare da 0 a 10. Qua possiamo mettere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. In corrispondenza di questi istanti di tempo possiamo mettere le corrispondenti posizioni. Magari ci accorgiamo che all'istante dopo un secondo il corridore si trova a 7,5 metri dalla linea di partenza. Dopo 2 secondi magari si trova a 17 metri dalla linea di partenza. Dopo 3 secondi magari si trova a 28 metri dalla linea di partenza, poi magari si trova a 38, a 49, poi a 59, poi magari a 69, 79, 80, 92. Questo è un corridore, per esempio, che sta impiegando più di 10 secondi per percorrere i 100 metri. Questo
Queste potrebbero essere delle posizioni, ovviamente ogni corridore avrà le sue posizioni. Se io voglio sapere dove si trova il corridore all'istante t pari a 3,5 secondi, quindi in una posizione che risulta essere intermedia fra due istanti indicati nella tabella, io non ho un'informazione dettagliata. 3,5 si trova dopo 3 e prima di 4. Quindi io so che la posizione occupata è compresa tra 28 metri e 38 metri, ma non so esattamente quanto vale. Posso immaginare che sia qualcosa di più o meno intermedio. Visto che tra 28 e 38 c'è una distanza di 10 metri, magari sommo 5 a 28 e ottengo 33. Ma è solo presunto questo valore, diciamo che questa è quella che si chiama un'interpolazione. Ma non sono sicurissimo che sia questa la posizione esatta. E quindi ancora una volta vediamo che possiamo arricchire la tabella di molti valori, ma la tabella oraria non presenta informazioni complete. Passiamo quindi al secondo modo che abbiamo elencato per rappresentare la legge oraria, il grafico spazio-tempo. Si tratta di un grafico cartesiano, quindi con due linee perpendicolari che rappresentano le ascisse e le ordinate. Prendiamo un asse orizzontale, l'asse delle ascisse, in cui rappresentiamo i valori dei tempi, misurati magari in secondi. Poi prendiamo un asse verticale, lo faccio in rosso come ho fatto prima, in cui vado a rappresentare invece i valori delle posizioni misurate in metri. Faccio partire le scale sui due assi orizzontale e verticale da 0, quindi qui avrò 0 secondi e qui 0 metri. Quando devo costruire un grafico spazio-tempo, devo chiaramente scegliere le scale in ragione dei valori che dovrò rappresentare. Se per esempio vogliamo studiare il moto di un centometrista, sappiamo che grosso modo l'intervallo di tempo necessario è di circa 10 secondi. Posso tenermi largo e magari fare una rappresentazione da 0 a 12 secondi. Quindi qui magari vado a mettere 12. Poi so che per rendere leggibile la scala devo fare una scala intervallata in modo regolare. Quindi magari posso suddividere questa scala in 12 parti e indicare i secondi uno alla volta. Qui a metà circa avrò la metà di 12, cioè 6. Ok? Qui a metà avrò 3. Qui a metà avrò 9 e poi posso fare delle suddivisioni intermedie. Con una riga chiaramente non a mano libera si possono ottenere delle spaziature intervallate in modo più regolare. Ovviamente posso decidere o no di mettere i numeri anche in corrispondenza di queste nuove suddivisioni. Questo dipende dallo spazio che abbiamo a disposizione e dal dettaglio che vogliamo nel rappresentare la scala. Qua mettiamo 10, qua mettiamo 11. Stesso discorso vale per l'asse delle posizioni. Sappiamo che un centometrista deve percorrere 100 metri, quindi magari la scala andrà da 0 a 100 e poi creiamo le suddivisioni in modo da avere una scala quanto più dettagliata possibile, compatibilmente con lo spazio a disposizione. Qui a metà mettiamo 50, poi facciamo le suddivisioni per dimezzamenti successivi. Qui mettiamo 25, qui mettiamo 75. Possiamo dettagliare ancora più la scala facendo altre suddivisioni. Per esempio possiamo dividere qui ogni intervallo in 5 parti, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e poi eventualmente possiamo aggiungere altre suddivisioni laddove occorre, se per caso dovessimo superare i 100 metri. In questo modo abbiamo creato la base per un grafico che rappresenti i valori delle posizioni occupate, misurate a partire dalla linea di partenza, da un corridore che sta correndo una gara di 100 metri. Sull'asse delle ascisse abbiamo i tempi, abbiamo l'intervallo fra 0 e 10 secondi, eventualmente come margine abbiamo qualcosa in più, e qua abbiamo un intervallo di posizioni fra 0 e 100 metri e se occorre anche qualcosa in più. Le posizioni possono essere rappresentate in questo grafico da una linea. Ora
una linea che mi permette di legare posizioni e tempi. Un tipico grafico di un corridore può avere una forma di questo tipo. Se il corridore raggiunge i 100 metri in 10 secondi, partiamo dai 10 secondi rappresentati sull'asse delle ascisse e alziamo tratteggiata una linea verticale. Se lo si fa chiaramente con una riga viene più preciso, giusto per rendere l'idea, lavoriamo a mano libera. A questo punto sappiamo che a 10 secondi la posizione occupata, ad esempio, è 100 metri. Tracciamo una linea tratteggiata orizzontale a partire dall'indicazione 100 metri sull'asse delle ordinate, sull'asse verticale. Le due linee si incrociano in un punto e questo punto rappresenta una delle informazioni, lega la posizione di 100 metri con l'istante in cui questa posizione viene occupata, cioè 10 secondi. Ci possono essere altrettante posizioni corrispondenti ad altrettanti istanti di tempo che verranno rappresentati da punti in questo diagramma. Se uniamo questi punti con delle linee, io lo sto facendo a mano libera, ma il diagramma potrebbe avere una rappresentazione più chiara se fatta con informazioni più dettagliate. Otteniamo una linea. Questa linea permette di legare tutte le posizioni occupate ai rispettivi istanti di tempo. Vogliamo ad esempio sapere in che posizione si trova il corridore all'istante t uguale 5,5 secondi. Allora andiamo a cercare 5,5 secondi sull'asse delle ascisse. Qui è più chiara, vista la suddivisione regolare dei tempi, che 5,5 secondi è rappresentato da una posizione intermedia fra 5 e 6, quindi lo andiamo a cercare esattamente qui. Tiriamo una linea verticale tratteggiata a partire dalla posizione di questo punto fino ad incontrare la linea che abbiamo disegnato per rappresentare il grafico. A questo punto, a partire dall'incrocio tra la linea tratteggiata verticale e la linea, la curva che rappresenta il nostro grafico, possiamo partire con una linea orizzontale che vada verso l'asse delle ordinate. Vediamo che questa linea orizzontale termina appena al di sopra del trattino sopra 50. Sappiamo che questo rappresenta, visto che ogni suddivisione rappresenta un quinto di 25, qua abbiamo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Siamo appena al di sopra, siamo, diciamo, in una posizione intermedia fra 55 e 60. Diciamo che in prima approssimazione, data l'imprecisione a mano libera del grafico, sappiamo che la posizione occupata all'istante di 5,5 secondi è di circa 60 metri. Vediamo quindi che, al di là, diciamo, delle imperfezioni dovute al fatto che il grafico è stato sviluppato a mano libera, un grafico spazio-tempo permette per qualunque istante di tempo di trovare la corrispondente posizione. Ovviamente possiamo fare l'operazione inversa. Vogliamo sapere se questo è un istante T1 e questo è un istante S1. Stavolta invece vogliamo sapere la posizione S2 pari a 35 metri, in quale istante di tempo T2 viene occupata? Stavolta partiamo dall'asse in cui sono presenti e rappresentate le posizioni. La posizione di 35 metri sull'asse delle ordinate si trova, qui abbiamo 25, 30, 35, in corrispondenza della seconda tacca al di sopra di 25. Quindi siamo qui. Stavolta tiriamo una linea orizzontale fino ad incrociare la linea che rappresenta il nostro grafico. A partire da questo punto di intersezione, tracciamo una linea verticale e andiamo a vedere in quale punto sull'asse delle ascisse, cioè quello che rappresenta i tempi, siamo andati a finire. Siamo in una posizione intermedia fra 3 e 4. Se tracciamo la linea di mezzo tra 3 e 4, vediamo che siamo anche in una linea, in una posizione intermedia fra 3 e 3,5, quindi diciamo che siamo a circa 3,2-3,3. Quindi diciamo che il tempo, l'istante di tempo in corrispondenza del quale è stata occupata la posizione di 35 metri è di 3,2-3,3 secondi.
Anche se non con estrema precisione, la precisione è legata al dettaglio con cui viene fatto il grafico e quindi al livello di precisione delle suddivisioni rappresentate nei suoi assi, in ogni caso siamo in grado di dare una risposta, anche se con qualche approssimazione, alle domande che possiamo farci su posizioni e tempi. Ecco che qui la legge del moto, il legame fra posizione e tempo, è rappresentata in modo visivo. Però possiamo estrarre qualunque informazione numerica. È chiaro che anche il grafico presenta dei pro e dei contro. Tra i pro possiamo sicuramente affermare la intuitività del legame esistente fra posizione e tempo, grazie al fatto che la rappresentazione è visiva. Tra i vantaggi c'è anche il fatto che possiamo dare una risposta in termini di posizioni occupate e corrispondenti istanti di tempo per qualunque valore, purché questo sia compreso tra, i valori rappresentati nel grafico. La limitazione è legata al fatto che la precisione delle scale graduate rappresentate nei due assi, orizzontale e verticale, ovviamente pone dei limiti a livello di precisione che possiamo ottenere nel dare risposte ai quesiti su tempi e posizioni. E inoltre c'è un altro limite evidente, che una volta scelte le scale sull'asse delle ascisse e sull'asse delle ordinate, non siamo in grado, tramite il grafico, di dare risposta per tempi che vengano prima o dopo quelli rappresentati sull'asse delle ascisse, e per posizioni che vengano prima o dopo quelle rappresentate sull'asse delle ordinate, a meno di non ampliare ovviamente il grafico. Queste limitazioni possono essere superate dal terzo modo di rappresentare la legge del moto, precisamente la formula matematica. Esiste, a seconda del tipo di moto analizzato, una formula matematica che permette, dato l'istante di tempo, di trovare la posizione e viceversa, data la posizione, di trovare l'istante di tempo. Questa formula matematica non è universale, dipende strettamente dal tipo di moto che andiamo a rappresentare. È chiaro già dall'esperienza che a seconda dell'oggetto che stiamo vedendo muoversi, del contesto in cui si sta muovendo, le caratteristiche del moto che segue possono essere diverse. Che cosa può cambiare? Beh, noi conosciamo già il concetto di velocità di un punto materiale come rapporto tra lo spazio percorso e l'intervallo di tempo. Ricordiamoci che lo spazio percorso, che rappresentiamo con questo simbolo, delta, con accanto il valore della coordinata, è dato essenzialmente dalla differenza tra una posizione finale, che indichiamo con x2, e una posizione iniziale, x con 1. Allo stesso modo, l'intervallo di tempo è la differenza tra un istante finale, una lettura, quindi finale dell'orologio, per esempio la lettura dell'orologio fatta quando un corridore attraversa la linea del traguardo, meno la lettura fatta sull'orologio al momento della partenza. Normalmente nel caso di gare si azzera il cronometro al momento della partenza, ma se non siamo in grado di azzerare il cronometro, quello che noi facciamo è prendiamo l'orologio, vediamo dove si trova la lancetta dei secondi al momento della partenza. Poi prendiamo lo stesso orologio, vediamo dove si trova la lancetta dei secondi al momento dell'arrivo. Quindi nel primo caso leggiamo l'istante T1, nel secondo caso leggiamo l'istante T2. Questo potrebbe essere, ad esempio, 10 secondi, questo potrebbe essere ad esempio 18 secondi. Allora l'intervallo di tempo delta t è la differenza fra i 18 secondi finali e i 10 secondi iniziali e otteniamo 18 meno 10 secondi, cioè 8 secondi. Stesso discorso vale per le posizioni finale e iniziale. Questa è la differenza fra una misura di distanza dall'origine finale è una misura di distanza iniziale. Non sempre, infatti, le distanze sono state misurate da una linea di partenza prefissata. A questo punto dobbiamo approfondire meglio il ruolo della definizione di velocità nel rappresentare con una formula matematica il legame esistente tra posizione e tempo. Per trovare questa formula matematica dobbiamo prima però fare un'ipotesi sul tipo di moto. Guardiamo un attimo la tabella che abbiamo qui rappresentata. Notiamo che tra l'istante 0 e l'istante 1 sono stati percorsi 7,5 meno 0, totale 7,5 metri.
Allora, se volessimo calcolare la velocità utilizzando questi due istanti di tempo e le corrispondenti posizioni, noi dovremmo scrivere velocità uguale, linea di frazione, al denominatore avremmo istante finale meno istante iniziale, tutto misurato in secondi, al numeratore avremmo 7,5 meno 0 misurato in metri, risultato 7,5 metri diviso un secondo uguale 7,5 metri su secondi. Ora, questa è una prima misura di velocità e la chiamiamo con V con il pedice 1. E abbiamo utilizzato questa coppia di valori di tempo e coppia corrispondente di valori di posizione. Ovviamente nessuno ci impedisce di stimare la velocità del corridore utilizzando una seconda coppia di istanti di tempo e una seconda coppia di valori di posizione. Per esempio, utilizziamo gli istanti 1 e 2 e le corrispondenti posizioni 7,5 e 17. Otteniamo così per questa seconda stima di velocità il seguente valore. Al denominatore abbiamo 2 secondi meno 1, istante finale meno istante iniziale. Al numeratore abbiamo 17 metri posizione finale meno 7,5 posizione iniziale, tutto misurato in metri. Uguale. 2 meno 1 fa sempre 1 secondi. Al numeratore 17 meno 7,5 però fa 9,5 metri. Il risultato è di 9,5 metri su secondi. Notiamo subito la differenza tra la velocità calcolata prima e la velocità calcolata dopo. Se andiamo a prendere qualunque altra coppia di valori di istante di tempo e delle corrispondenti posizioni, possiamo ottenere una terza, una quarta e una quinta stima di velocità a seconda della scelta che facciamo per gli istanti di tempo e le corrispondenti posizioni. Quindi, in generale, quando andiamo a calcolare la velocità secondo la definizione che abbiamo dato, si possono ottenere valori diversi. Però esiste qualche caso particolare in cui questa situazione non si verifica. Si verifica una situazione molto più semplice, e cioè che andando a prendere coppie di istanti di tempo diversi si ottengono sempre gli stessi valori di velocità. Questo caso ha un nome. Parliamo in questo caso di moto rettilineo uniforme. Cosa vuol dire moto rettilineo? Lo abbiamo già detto. Il moto rettilineo lo abbiamo già descritto nelle scorse lezioni. È un moto la cui traiettoria è una retta. Infatti stiamo utilizzando una sola coordinata di posizione per rappresentare la distanza da un'origine prefissata. Non dobbiamo indicare la direzione del moto. Quindi traiettoria rettilinea, come ad esempio la pista di un centometrista. Moto uniforme, quindi moto rettilineo e inoltre uniforme, aggiunge un aggettivo. Cosa vuol dire uniforme? Vuol dire proprio quello che abbiamo detto. Quando andando a misurare la velocità con coppie di istanti di tempo diversi, si via scegliendo. Quindi intervalli di tempo diversi e le corrispondenti posizioni, quindi i corrispondenti valori delle distanze percorse, otteniamo sempre lo stesso valore. Quindi se risulta V1 uguale V2 uguale V3 e così via, cioè se qualunque sia la coppia di istanti di tempo scelti, il valore della velocità che noi otteniamo è sempre lo stesso, allora parliamo di moto uniforme. Quindi, riepilogando, il moto è uniforme se la velocità è costante. Allora noi partiamo a questo punto dal cercare la legge del moto in formula matematica proprio in questo caso, quando abbiamo a che fare con un moto uniforme. Quando noi abbiamo fatto i calcoli di distanze e tempi o posizioni oppure velocità
Negli esempi della scorsa lezione, di fatto abbiamo proprio parlato di casi di moto uniforme. Il corridore non ha un moto esattamente uniforme, come nell'esempio che abbiamo rappresentato, però in prima approssimazione possiamo supporre che lo sia. Il moto di un'automobile che si muove in un'autostrada, se non ci sono particolari ostacoli, potrebbe essere uniforme. In particolare oggi molte automobili hanno un dispositivo che permette di controllare la velocità in modo automatico. Io posso impostare 90 km orari. Per esempio, il limite su una strada statale potrebbe essere 90 km orari. Imposto il controllo automatico, il moto di quell'automobile da quel momento sarà, a meno di ostacoli, un moto uniforme con una velocità di 90 km orari. Dire che la velocità è costante significa dare una relazione di proporzionalità tra le distanze percorse e gli intervalli di tempo. Che vuol dire proporzionalità? Andiamo a costruire un esempio di tabella oraria in un caso di moto uniforme. Supponiamo di avere un'automobile che si muove a 90 km orari e supponiamo che la sua posizione iniziale sia 0. Per esempio, l'automobile parte dal casello di un'autostrada, che potrebbe essere il casello dell'autostrada Catania-Messina, e la sua posizione espressa in chilometri può essere 0. Allora, vediamo a questo punto quanto tempo occorre per percorrere una distanza segnata, oppure quale distanza viene percorsa dopo un tempo prefissato. Indichiamo i tempi in ore. Vediamo, dopo 0,5 ore, quindi dopo un intervallo di tempo di 0,5 ore, quale distanza è stata percorsa. Se il moto è uniforme e la velocità è di 90 km orari, abbiamo già imparato che la distanza percorsa, delta S, visto che stiamo indicando le posizioni con la S, anziché scrivere delta X, scriviamo delta S, visto che S fa le veci della coordinata X, è solo per, diciamo, perché abbiamo deciso prima di indicare le posizioni con la S come spazio, ma è lo stesso discorso. E allora, delta S può essere calcolata come prodotto della velocità per l'intervallo di tempo. Lo abbiamo visto la lezione scorsa e abbiamo riassunto questa formula anche all'inizio adesso. Se io moltiplico la velocità di 90 km orari per l'intervallo di tempo di 0,5 ore, mezz'ora per intenderci, ottengo 90 per 0,5 fa 45 km. Ricordo che qui, quando c'è a dividere e moltiplicare la stessa unità di misura, si può semplificare e otteniamo semplicemente chilometri. Allora, noi possiamo mettere in corrispondenza di un tempo di 0,5 km. Stavo scrivendo nel posto sbagliato. Di 0,5 ore dobbiamo mettere una distanza di 45 km. È intuitivo che se invece di utilizzare un tempo di 0,5 ore utilizziamo un tempo delta T2 di un'ora, la distanza corrispondente delta S2 è pari a 90 km orari per un'ora. Semplifichiamo ancora ore e ore e si ottiene 90 km. Quindi ad una distanza di un'ora, ad un tempo di un'ora corrisponde una distanza di 90 km. Proseguendo nello stesso modo vedremo che ad 1,5 ore corrispondono esattamente 135 km, a 2 ore corrispondono esattamente 180 km e così via. Possiamo subito osservare che adesso se prendiamo le coppie istante posizione, quindi prendiamo ad esempio 0 e 0,5 oppure 0 e 1 e prendiamo le corrispondenti posizioni 0 e 45 oppure 0 e 90, se andiamo a calcolare la velocità ci accorgiamo, facciamolo con queste coppie 0 e 0,5 poi 0 e 1, ci accorgiamo che il rapporto tra lo spazio percorso e l'intervallo di tempo fa sempre 90. Lo vediamo da qui, 0 e 0,5, la velocità viene 45 diviso 0,5 km su ore e fa esattamente 90 km orari. È intuitivo che se prendiamo un'ora e 90 km percorsi, 90 diviso 1 fa sempre 90. Se prendiamo 0 e 135, 135 diviso 1,5 fa sempre 90. Quindi qui si ha una proporzionalità diretta fra gli spazi percorsi e gli istanti di tempo. Questa è una caratteristica del moto uniforme.
Allora, a questo punto siamo in grado, visto che c'è questa legge di proporzionalità, di trovare una legge matematica precisa che permetta, dato l'istante di tempo, di trovare la posizione senza dover per forza fare riferimento ad una tabella oraria incompleta. E si parte proprio dalla definizione di velocità. Visto che la velocità è il rapporto tra la distanza percorsa e l'intervallo di tempo, possiamo fare in questo modo. Misuriamo tutte le distanze percorse a partire dall'istante 0. All'istante 0 supponiamo che la posizione occupata non sia necessariamente 0, avrà un certo valore che noi indichiamo per riferimento al tempo 0 con il simbolo S con pedice 0. Lo leggiamo S con 0. S con 0 quindi è la posizione occupata all'istante 0. Potrebbe essere 0 oppure no. Nell'esempio che abbiamo rappresentato qui, la posizione iniziale è 0, ma non è detto che sia così. Per esempio, se noi ci siamo persi un pezzo di una gara e andiamo a vedere il nostro cronometro azzerato nel momento in cui la gara è già cominciata, la posizione a partire dalla linea di partenza potrebbe non essere 0. Allora, da questo momento, S0 rappresenta la posizione all'istante 0, la posizione iniziale. In questo caso la velocità può essere calcolata considerando la posizione all'istante 0 e la posizione in un qualunque altro istante che non sia 0, ma un istante successivo. Quindi al numeratore metteremo la posizione S generica occupata all'istante generico T, meno la posizione iniziale occupata all'istante 0 e sotto metteremo l'istante T generico e l'istante 0. In questo modo scriviamo S-S con 0 fratto T. Cioè abbiamo trovato che la velocità è calcolabile come la distanza percorsa diviso l'intervallo di tempo, che diventa semplicemente T e non delta T per il semplice fatto che la posizione l'istante iniziale è stato scelto come 0. A questo punto possiamo cercare il valore della posizione in funzione dell'istante di tempo, invertendo questa formula rispetto alla posizione, cioè cerchiamo di calcolare la posizione con una formula inversa. Per farlo utilizziamo i principi di equivalenza delle uguaglianze, lo abbiamo già fatto nell'invertire altre formule durante la scorsa lezione. Per esempio, cominciamo con lo scambiare di posto primo e secondo membro. Questo termine lo portiamo al primo membro e questo lo portiamo al secondo membro. Questo significa arrivare a questa conclusione. S-S0 fratto T è uguale a V. A questo punto possiamo, visto che stiamo cercando S, dobbiamo eliminare questo denominatore. Per farlo moltiplichiamo entrambi i membri di quest'uguaglianza per lo stesso fattore, precisamente T. Otteniamo quindi t per S-S0 fratto t uguale t per v. Da notare che abbiamo ricopiato la stessa uguaglianza di prima moltiplicando però sia il membro di sinistra che quello di destra per lo stesso fattore. In questo modo vediamo che il tempo a moltiplicare e il tempo a dividere si semplificano e otteniamo, ricopiando quello che è rimasto, la seguente espressione. S-S0 uguale V per T. Scusate, ho scambiato di posto questi due termini, tanto l'ordine dei fattori in una moltiplicazione non è importante. Questa espressione adesso la andiamo a ricopiare nella pagina successiva e siamo quasi arrivati. Adesso sfruttiamo un'altra proprietà delle uguaglianze. Se noi sommiamo uno stesso termine, una stessa quantità, all'espressione a sinistra dell'uguale e alla parte a destra, otteniamo un'uguaglianza equivalente. Sommiamo S0 sia al termine a sinistra, al membro di sinistra, che al secondo membro, quello di destra. In questo modo otteniamo S-S0 più S0 uguale V per T più S0. Vediamo che la semplificazione stavolta è una semplificazione dovuta a somma algebrica. Meno S0 e più S0 danno risultato nullo. Quindi li semplifichiamo. Il risultato
è la legge matematica che stavamo cercando. S, spazio, ovvero la posizione occupata all'istante t, è data da v per t più s0. Questa è la legge matematica che stavamo cercando. Questa permette, nota la velocità e nota la posizione iniziale, di calcolare la posizione per un generico istante t. Per capire meglio il senso di questa espressione, facciamo un esempio numerico. Supponiamo che un treno che si stia muovendo con una velocità di 20 metri su secondi abbia una posizione iniziale, per esempio una distanza da una stazione di partenza, di 100 metri. Allora, la legge del moto di questo treno è S uguale, al posto di V mettiamo 20 metri al secondo, moltiplicato l'istante t più 100 metri. Qualcuno potrebbe trovare un po' non confortevole la presenza di simboli non numerici, però ricordiamoci che questa è una legge matematica che deve essere generale, cioè deve permettere, qualunque sia l'istante t, di trovare il valore della posizione. Quindi questa è la legge che contiene come informazione numerica la velocità e la posizione iniziale, cioè le informazioni che dicono come si sta muovendo il treno. Però deve rimanere libera la variabile indipendente tempo, e dando un qualsiasi valore a questa variabile indipendente possiamo trovare, mediante esecuzione di questi calcoli, il valore della variabile dipendente, cioè la posizione. Questa formula matematica, che sembra un po' più complicata, un po' più astratta, permette però di calcolare la posizione per qualunque istante di tempo noi possiamo andare a scegliere. Facciamo un esempio. Vogliamo sapere dopo 15 secondi dove si trova il treno. Non c'è un grafico o una tabella oraria che dobbiamo consultare. Prendiamo i 15 secondi che abbiamo scelto. Prendo un attimo questa formula e la riporto nella pagina successiva. Allora, vogliamo sapere all'istante t1 uguale 15 secondi dove si trova il treno. Da notare l'uso dello stesso pedice per mettere in relazione l'istante di tempo scelto con la sua corrispondente posizione. Vogliamo sapere quanto vale S1 se prendiamo l'istante di tempo t1 pari a 15 secondi. Beh, non dobbiamo fare altro che prendere il valore numerico del tempo, andarlo a sostituire al posto della variabile generica t, eseguire i calcoli, cioè il prodotto e la somma, e calcolare così il valore numerico di S1. Quindi riscriviamo la stessa formula mettendo al posto di t 15 secondi e abbiamo S1 uguale 20 metri su secondi per 15 secondi più 100 metri. Secondi e secondi si può semplificare e otteniamo 20 per 15 fa, allora 20 per 10 è 200, 20 per 15 è 300 metri più 100 metri uguale 300 più 100 fa 400 metri. Ecco ottenuto il valore della posizione corrispondente all'istante di tempo di 15 secondi. Ovviamente possiamo ripetere la stessa identica operazione prendendo al posto di 15 secondi qualunque tempo noi desideriamo. Se si vuole invece fare l'operazione inversa, io voglio sapere in quale istante di tempo viene occupata una certa posizione. Per esempio, voglio sapere in quale istante di tempo il treno che abbiamo preso in considerazione occupa una posizione pari a 1200 metri. Quindi il problema che dobbiamo esaminare è questo. Prendo la posizione S2 pari a 1200 metri. Voglio sapere qual è l'istante T2 in cui questa posizione viene occupata. Allora, riprendiamo la legge del moto di prima, cioè questa, quella generica, e trasformiamola per ottenerla in funzione del tempo, per ottenere il tempo conoscendo la posizione. Io la riscrivo qui così com'è intanto, S uguale V per T più S0. Ancora una volta utilizziamo i principi di equivalenza delle equazioni, delle uguaglianze.
Stavolta sommiamo una quantità col segno meno, quindi sottraiamo ad entrambi i membri dell'equazione. Precisamente sottraiamo S0 al primo e al secondo membro, in modo da riportarci alla condizione che avevamo prima. S meno S0 uguale V per T più S0 meno S0. In questo modo S0 ed S0 si sottrae qui. Questa somma di due termini opposti dà 0. A questo punto, passaggio successivo, scambiamo di posto primo e secondo membro. Quindi questa espressione la portiamo a destra e questa espressione la portiamo a sinistra. E otteniamo V per T uguale S meno S0. Ora, per poter ottenere T, dobbiamo far sparire la velocità a moltiplicare. E questo si può ottenere dividendo entrambi i membri per una stessa quantità, cioè la velocità. In questo modo otteniamo, vista la semplificazione della velocità a moltiplicare e a dividere qui, la seguente espressione: tempo uguale S meno S0 fratto V, che poi non è altro che la traduzione di una formula inversa già utilizzata in passato, cioè quella che permette di calcolare l'intervallo di tempo conoscendo lo spazio percorso e la velocità. Queste due sono equivalenti. Delta S è lo spazio percorso ed è pari ad S meno S0. La velocità è già presente e l'intervallo di tempo è calcolato supponendo che l'istante iniziale sia 0. Questa formula rappresenta l'espressione che permette di trovare il tempo conoscendo la posizione. Allora andiamo a prendere i 1200 metri e li andiamo a mettere al posto di S. S0 lo conosciamo già, abbiamo detto che è 100 metri. E conosciamo anche la velocità, che è 20 metri al secondo. Quindi prendiamo questa formula e la portiamo al secondo, nella prossima pagina. Abbiamo T uguale S meno S0 fratto V. Abbiamo detto al posto di S mettiamo 1200 metri, la posizione da raggiungere. Al posto di S0 mettiamo la posizione iniziale diviso la velocità di 20 metri su secondi. Uguale 1200 meno 100 fa 1100 metri diviso 20 metri su secondi. Metri e metri si semplifica. Visto che a moltiplicare e a dividere, 1100 diviso 20, vabbè, diviso 2 viene 550, diviso 10 diventa 55. 55, l'unica unità di misura che è rimasta è secondi, che si trova al denominatore del denominatore e quindi passa al numeratore. Quindi abbiamo 55 secondi. Ecco che all'istante di 50, T2 di 55 secondi abbiamo occupato la posizione S2 pari a 1200 metri. Sappiamo così, data qualunque posizione, qual è il modo per calcolare il corrispondente istante di tempo. E dato qualunque istante di tempo, sappiamo come fare per calcolare la corrispondente posizione occupata. Quindi vediamo che, sebbene da un punto di vista concettuale la legge del moto espressa in formula matematica sia sicuramente quella più forse difficile da digerire, però una volta compreso il meccanismo, questo modo di rappresentare la legge del moto è anche quello più completo ed efficace per ottenere qualunque posizione per qualunque istante di tempo e viceversa.